una cena, quando chiesi a una giovane scrittrice in erba quali erano le sue letture preferite, mi rispose fiera e contegnosa: io leggo solo i classici. Stamattina al bar, leggendo il quotidiano locale, mi sono imbattuta in un'intervista ad Alberto Arbasino, che a una domanda del giornalista risponde: i romanzi non si scrivono più, io leggo e rileggo solo i classici. Arbasino è Arbasino, ed è superfluo sottolinearne la comprovata statura illuminata, ma ovviamente la sua risposta mi ha riportato alla mente quella della giovane scrittrice, la quale, almeno a giustificazione del proprio snobismo, soffriva della comprensibile insicurezza difensiva di chi vuol fare colpo. Se dire le stesse cose a un grande scrittore, qualcosa cambia. Sì, cambia, ma in peggio. Due giorni fa, sempre nello stesso bar e sullo stesso giornale, l'intervistato era Angelo Guglielmi. Le sue risposte non avevano un'aura da nobile isolano, da battitore libero deificato da capolavori bibliografici, come nel caso di Arbasino, ma lo sprezzo era simile, con l'aggravante che Guglielmi, qualche contemporaneo lo legge, sì, quei due o tre ex cannibali che cita e ricita ogni intervista e che a volte recensisce di sua mano, elogiandone l'invenzione linguistica o facendo un mea culpa sull'incompreso Tondelli ai tempi del noto gruppo 63. La letteratura si è fermata al movimento dei cannibali, i nomi li sapete, per Arbasino si è fermata molto prima. Bene, avrei una domanda. Come si può criticare, perché certe affermazioni sottendono una critica, ciò che si ha l'aria di non conoscere se non superficialmente con diffidenza, ciò che si scarta con platonico pregiudizio, con flemma schizzinosa? Cosa provano alcuni dei nostri grandi? Chi li sposterà più dai loro salotti solitari? Cosa ne sanno davvero di questo mastodontico e non sempre deludente carico di nuove storie e nuove parole? Chi si prenderà più la briga, a parte qualche lettore testardo, di andare oltre le prime 10 pagine di un romanzo, magari bello, che rischia una morte prematura? Chi sosterrà la passione e il talento di chi scrive oggi, di chi scriverà in futuro, di chi comincia a farlo, a parte qualche mecenate o critico scevro da ricatti mercantili, aperitivismi, intellettualismi di corte, sempre che ne siano rimasti? Chi avrà più voglia e tempo di estrarre dalle porcellaie cartonate quelle piccole, rare, ma esistenti perle che ogni tanto, e più di quanto si creda, luccicano inutilmente, sterilmente sul fondo? Siamo proprio sicuri che questi giovani o meno giovani siano per la maggioranza dei bluff e che il romanzo, difficile stabilire cosa sia, quasi quanto una storia d'amore, possa dirsi spacciato, nonostante un contraddittorio di valanga cartacea che si addensa come una nube, viva e non sempre tossica, nei cieli di questo nostro culturalmente lacero contuso paese? È giusto sprezzare ciò che si ignora, covare il diritto inappuntabile di un giudizio affrettato, emulare i tempi sintetici di un programma televisivo, distruggere senza salvare niente a parte correnti o geni dell'aldilà? E se il problema invece fosse un altro, tipo l'aridità spermatozoica dei padri che rifiutano i figli e con essi i risultati più felici di questa infelice realtà, a cosa servono questi loro commenti altisonanti, questo storcere i loro finissimi nasi? Ci si potrà stupire se poi questi giovanotti e queste giovanotte smaliziate andranno a bussare alla porta di qualche potente per girare l'imprevedibile ruota della fortuna, imitare le mosse dell'esordiente balzato dall'anonimato al premio prestigioso, diventare prima personaggi e poi scrittori, piuttosto che sfiancarsi contro gli usci di maestri che chiudono allarmati lo spioncino e scacciano sia i benintenzionati che quelli che inviano manoscritti correlati di buco fotografico? Cari maestri, ma vi sembra il momento di ergersi all'anarchismo di lusso dei cani sciolti, di sottrarvi alla generosità della diseducazione, della pedagogia? Chi spiegherà loro cose come bellezza, integrità, dissenso? Con quali strumenti critici fomenteranno un'alternativa alla letteratura e soprattutto al mondo che a voi e neanche a me piace? E i nostri maestri di sinistra cosa fanno? Certo, la politica è troppo presa da un'ottusa mentalità funzionaria e sembra non avere capito che la sua sopravvivenza si gioca tutta qui, in questo rimosso antagonismo, in questa parola tanto vilipese, tanto rimpianta, che è cultura. Chi non ha più voglia di dire a uno di 20 anni, attento, lì si scivola, lascia un segno solo nei propri libri, a chi va di acquistarli. Non è di colta strafottenza che abbiamo bisogno per decifrare una realtà sempre più confusa, né di una passione talmente scolorita da tentare ai globuli vermigli che in ogni epoca, persino in questa, fanno capolino. Non è con vene seche che si può attenuare questa emergenza di trasfusioni, non è temendo il proprio deserto dei tartari che si trasmette l'amore per la vita e la sensibilità verso la cultura. Ai nostri grandi
manichei ai nostri grandi intolleranti, ai nostri grandi crooner che di confidenziale non hanno più che un po' di saliva per la sputacchiera, ai nostri grandi aspri, ai nostri grandi cinici, scusatemi se in uno stile purtroppo consono ai tempi ma assai liberatorio, regalo il mio piccolo a mezza bocca, vaffanculo. Grazie.